esserci. No, 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 misteri non ce ne sono, né sotterfugi né altro. Che cosa ti salta in testa? Quello che sta succedendo riguarda solo nostro figlio Juan Miguel e Luisana, e nessun altro. Non mi andava questo matrimonio, lo sai bene. Non volevo che Juan Miguel sposasse Luisana. Però Esther ha parlato chiaramente di una vendetta, di una tua ripicca, Edmundo. Una vendetta. È questo che mi ha sconvolta. Tu fai malissimo se credi a qualunque fesseria che ti racconta Esther. Una vendetta, una ripicca. E perché? No, 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 no. Non c'entrano affatto le vendette. Io l'ho detto dal primo momento. Non sono un indovino, ma avevo ragione. Questo matrimonio è destinato a fallire. Ricordi e guarda. Sal! Non è durato nulla. Apri, per favore! Un fallimento. Un assoluto fallimento. E con questo, Edmundo. Scusate, ma vedo che state... state discutendo, se volete torno un altro modo. No, 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 entra, entra. Non c'è nessuna discussione, si parlava con Estella di una vecchia faccenda, niente di importante. Caro Alfredo, come va? Bene, alla perfezione. Come sta, don Edmundo? E lei, signora? Bene, grazie, sto bene. Beh, volevo chiedere una cosa a don Edmundo e sono venuto... Bene, allora sentiamo di che cosa si tratta. Non ti accomodati. Sì, Alfredo, siediti. Su, racconta. Beh, io dovrei chiedervi una cosa che credo voi già sappiate. Vorrei il suo permesso, don Edmundo, formalmente, per far visita a Corina. No, non come amico, no, come fidanzato. Vorrei ufficializzare il mio rapporto con Corina. Non so se mi sono spiegato. Certo, Stella, chiama Corina, per favore. No, ora non è in casa. È fuori, è andata da Sofia a studiare da lei, già. Insomma, io come... in che modo devo dirtelo, in ostrogoto? Già l'ho detto 100 volte, non voglio che Corina esca di casa senza dirmi niente. Vabbè, ad ogni modo, genero. Perché da ora in avanti potrò chiamarti così. Ad ogni modo, non mi apparte, conta ad avere già il mio permesso. E se ti chiamo genero, è perché da quest'oggi ti considero l'uomo di Corina. Adesso sai cosa devi fare, Jenny. Secondo me non esiste un uomo per cui sia giusto piangere. Fare soffrire il più possibile, hai capito? Grazie, Vittoria. Grazie per i tuoi suggerimenti. Io forse ripasso oppure ti chiamo per telefono. Sì. Ciao e grazie. Su con la vita. Se n'è già andata? Sì. Vedo sempre più chiaramente che l'infelicità quella donna se la va a cercare. Ma d'altronde non è la sola ad essere così stupida. Ti riferisci a te? Ah, penso proprio di no. Perché non riuscirei mai a trovarmi nella sua situazione. Ah, povera Jenny. Così professionale, così dipendente, così moderna. Però anche stupida al punto di aver usato un trucco tanto vecchio e conosciuto come quello di dire a un uomo che aspetta un figlio suo per obbligarlo a sposarla. È incredibile. Penso che questo andrebbe bene per una femminuccia da 4 soldi, ma non c'è, per favore. E così lei non aspetta un figlio? No, non è vero niente. E io sapevo bene che si trattava di una frottola. E io tanto idiota da temere. C'è stato un momento in cui ho pensato che Jenny... poteva essere il vero ostacolo tra me e Juan Miguel. Che stupida, che sciocca. E così tu credi che lui dopo questa notizia sarà più ben disposto verso di te? Certo che è così. Perché io so che fuori dalla circolazione, Jenny, Juan Miguel verrà a cercarmi. Potrei scommetterci. Perché naturalmente lui mi starà già vedendo come la sua unica scialuppa di salvataggio. Povera Jenny. E tu spero, ovviamente, non intenderai far uso del suo segreto. Cioè, voglio dire, non andrai a raccontare a tutto il mondo che questa del figlio di Jenny è solo una bugia. Sì, io sono una donna discreta, no? Non approfitterei mai di certi segreti. Almeno che non diventi necessario. Come sarebbe a dire? Che non me ne servirò a meno che questo non metta in pericolo la mia relazione con Juan Miguel. Tu sai molto bene che non l'ho mai ingannato.
E che non ho mai usato alcun trucco o bugia. Io non ho mai avuto problemi con lui. A dire la verità, quella poveraccia mi fa soltanto compassione. Allo stesso tempo, capisco anche troppo bene quello che sta provando qua Michele. Poverino. Specie ora che sta tanto male. Io non voglio che si senta colpevole e che abbia qualche rimorso per Jenny. Sì. Sì, sì. È probabile che io dica la verità qua Michele. E lo faccio solo per liberarlo da un peso enorme. Solo per questo. Saprò renderti felice, ne sono sicuro. Con me dimenticherai tutto il male che ti ha fatto. Imparerai ad amarmi, te lo giuro. Bene, amico, per oggi può bastare. Devo già andarmene. La nostra paziente deve riposare. La miglior maniera è di non parlarle né di farla rispondere. Lei mi capisce, no? Sì, sì, sicuro. La signora rimarrà qui. Sì. Dove è sua figlia? Ciao. Ciao. Pensami. Avvi cura di lei. Sì. Dottore? Certo. Che cosa vuoi? Niente. Ti ricordo che questo non è il luogo più adatto per chiedermi delle improbabili rivincite per il pugno che ti ho dato. Il mio ti fa male, vero? Sì, anche a me. Però in questo momento fra noi due esiste una tregua. Quello che adesso importa è che lui sana migliori. Ora sta migliorando. Ha perso il figlio. Ma si sta riprendendo. Voglio constatarlo personalmente. Voglio sapere che cosa è successo. Com'è accaduto? Mi sento responsabile. Un gran dolore. Perché secondo lui sana il figlio che portava in grembo era mio. Sai che devi fare? Un esame di coscienza. Voglio che tu sia preparato a quello che ti accadrà. Ti accuso di essere un assassino. Che cosa vuoi dire con questo? Non essere assurdo, perché mi vede l'assassino? Perché ha abortito e tu sei responsabile. Sei stato solo tu a far morire quel bambino. Così avrei ucciso mio figlio. Non ti pare di stare un po' esagerando? Questo non fa onore alla tua obiettività. Non sto bluffando con Michele. Io so che questa volta sei responsabile. Io non sono il responsabile. Né tantomeno un assassino. Devi renderti conto che tu sei il motivo principale di quello che sta succedendo. Perché se tu non ti fossi messo in mezzo, tra me e Luisana nulla sarebbe mai cambiato. Io? Sì, tu. Tu. Perché se non ti fossi sempre intromesso tra me e Luisana, io non avrei incominciato a sospettarla, io non l'avrei mai accusata. Non cambia proprio niente, l'hai perduta. Sì. Sì, lo ammetto. L'ho persa. Questo devo riconoscerlo. Però voglio sapere una cosa. Che cosa? Cerchiamo però di parlarne da persone civili, senza litigare, perché la tua risposta ha bisogno di tutta la sincerità possibile. Che cosa c'è tra te e Luisana? Voglio la verità. La verità, Thomas. Non dovrei dirti niente, perché una persona come te non merita alcuna spiegazione. Un uomo che dubita di una donna come Luisana non merita perdono. Tuttavia, visto che lo chiedi, voglio soddisfare la tua curiosità. Tra me e Luisana non c'è stato mai nulla. Non c'era niente. Non c'era mai stato niente. Niente. Non c'era niente. Non c'è mai stato. Perché parli così usando il passato? Forse perché ora c'è dell'altro. Adesso sì, c'è qualcos'altro. Qualcosa di importante. Adesso tra di noi esiste una promessa formale. Una promessa, sì, una vera promessa.
deciso di sposarci. Accidente, mi sento proprio male. La povera Luciana ha perso il bambino. E mio padre è su tutte le furie. Lo sai che mi ha detto? Che da domani mi accompagna lui all'università, non è ridicolo? Andiamo, Corina, sono solo parole, e con questo. D'altronde non hai più 15 anni. Puoi dirlo a volte che non ho 15 anni, ma questa faccenda mi ha stufato. Mi sta venendo una gran voglia di mollare tutto e di trovare più lavoro, così me ne vado da quella casa. Però pensaci bene, Corina. Guarda, Sofia, io mi rendo conto che anche se sono molto giovane e un po' sconclusionata, che in quella casa ormai le cose non funzionano più. Mio padre vuole addirittura decidere della nostra vita. L'ha già fatto con Juan Michele e guarda il risultato, un uomo immaturo. Di un po', mi perdoni se aggiungo che, oltre ad essere immaturo, è anche un grande sciocco. Vuol fare con me quello che ha fatto con Juan Miguel, rovinarmi la vita. Io so che mio padre è per Alfredo. E lui gli va genio perché ha tutte le buone maniere di questo mondo. E poi sicuramente perché assomiglia a lui come carattere. E lo sfido a sostenermi il contrario. Secondo lui non ho il diritto di scegliere. I genitori, quando ci mettono al mondo, non possono sbatterci a destra e a manca come se fossimo dei vasi di fiori o delle statuette di ceramica. Adesso calma, avanti. No, guarda che si vede. Buongiorno, come state? Bene, a te come va? Ti trovo bene. Grazie tante. Senti, Pepe non è potuto... Ah, sì? Mi ha pregato di chiedermi di perdonarlo. Purtroppo doveva andare a Baruta, ma lungo la strada è riuscito a perdersi. E mi ha detto che ha anche distrutto la moto. Ah, ha distrutto la moto. E così ha mandato me con questo messaggio. Lui ci terrebbe tantissimo che voi veniste a quella festa. Ah, sì? Ma non mi dire. Proprio così. E poi la stiamo preparando in modo che vi ci troviate bene. La festa è dedicata a voi due. A noi due? Ve lo dico sinceramente, voi sarete davvero le regine del party. Oh, che emozione! E ci volete incoronare? Io preferisco di no, mi rende nervosa far la regina, sai? Ma io credo che non potrò venire. Ma io invece ci vado. E ci andrò proprio per il motivo che ti stavo accennando. Ah, sì? Io ci andrò, perché so che mio padre me lo vieterà di sicuro. Lui crede che non avrò mai il coraggio di andarmene di casa. E questa sarà la mia vendetta, amor mio. Dì a Pepe che verrò alla festa. Hai sentito? Tu non vuoi venire alla festa perché sei troppo borghese. E per giunta una fifona. Comunque con Corina la festa sarà completa, ok? Sì? Meglio così, no? Non posso credere a quello che dici. Non credo che Luisana voglia sposarti. Perché non vuoi crederlo? Cosa c'è di strano? Juan Miguel, tu hai sempre affermato che tra me e Luisana si è creato un rapporto troppo ambiguo. E adesso ti rifiuti ciecamente di credere che lei abbia davvero scelto me come sposo. Di quello che vuoi, ma io non ti credo. Hai sempre sospettato Luisana dei più assurdi tradimenti. Per questo non mi credi, perché anche tu sai che le prove esistono solo nella tua mente. Puoi credere quello che ti pare, ma io non sono disposto a darti retta. Quello che tu mi hai detto, voglio sentirlo dalla bocca di Luisana. Voglio che sia lei a dirmelo personalmente. Ho sentito. Mi spiace davvero, purtroppo il medico mi ha proibito di lasciare entrare chiunque possa farla agitare. Per adesso riposa. Tu non puoi passare. Sì, la capisco, signora Esther, però adesso voglio entrare. Allora sarei costretta a farlo usando la forza. Perché? Perché? Hai anche il coraggio di chiederlo, e per il tuo comportamento che mia figlia è in quel letto. No, non è vero. Io ho bisogno di parlare con Luisana. Desidero parlarvi e ora si tolga, signora, altrimenti... Altrimenti? Io da qui non mi sposto. Per entrare dovrei passare sul mio corpo, Juan Miguel. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ma per favore, non pensarci adesso. Ah, c'è che non posso, Corina, te lo giuro, non riesco. Da quando Esther è stata qui nella nostra casa, non riesco a tenere la fantasia a freno. Avevo uno sguardo talmente carico d'odio. Non so, è come se ci fosse un'intesa tra tuo padre ed Esther. È una... è solo una sensazione, capisci? Ma no, mamma, tu devi pensare anche alla sua disperazione. Ed è logico che agisca così. Immagina, mamma, come ti sentiresti se io, tua figlia, mi ritrovassi in una situazione come quella di Luisana. Oh, amore mio, no, sarebbe orribile, proprio orribile. Io... è orribile. Ah, la signorina si è degnata finalmente di tornare a casa. Beh, papà, stavo studiando con Sofia e allora... sai... Non mi interessa sapere dove sei stata, perché tanto io non ti posso più credere. Quello che mi piacerebbe sapere è se io parlo cinese o strogoto. No, è del mondo. No, 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 sto dicendo una cosa a mia figlia. Allora, parlo forse cinese? No, papà, non credo. Il tuo modo di parlare ormai lo conosco. È molto...
tutto all'antica, da non crederci. Bene, allora se mi capisci quando ti parlo, mia piccola impertinente, perché diavolo non vuoi darmi ascolto? Ti ho detto che io non voglio che tu vada in giro. Ti ho ripetuto che desidero un atteggiamento più serio. Ti ho detto che non mi va genio. Non ti va mai bene niente di quello che faccio, papà. Lo so, non ti piace niente di quello che faccio. Ma almeno cerca di non starmi sempre addosso come un poliziotto, per favore. Un momento. Non so se ti rendi conto che ora mi stai mancando di rispetto. Però ti voglio dare una risposta ugualmente. Qui non c'è nessun poliziotto. Qui c'è soltanto un padre che si sta preoccupando per l'avvenire dei suoi figli. Anche se loro non lo apprezzano. Avanti, Edmundo, santo cielo, Corina non fa niente di male. Tanto meglio. Devo dirti ancora un'altra cosa. È passato Alfredo. È un giovane maturo, uno di quei pochi che è ancora possibile incontrare in questi tempi. E mi ha detto che vuole rendere ufficiale il suo fidanzamento con te. Io gli ho risposto di sì, sì, che sono d'accordo. Ah sì, tu sei d'accordo, ma che meraviglia. E io non conto, papà. Vorrei proprio sapere in che secolo pensi che stiamo vivendo. O per caso mi hai preso per l'erede di qualche trono europeo. Un erede al trono come nel secolo scorso, quando il matrimonio reale veniva combinato, eh? Ma non è assurdo? Adesso sei agitata, però domani mi verrai a cercare per ringraziarmi. Ci scommetti? Io lo so che Alfredo non ti è del tutto indifferente. E allora smettiamo di discutere, eh? Perché adesso non voglio vederti con altra compagnia maschile che non sia Alfredo, tuo marito. Eh? No, ora non ho appetito, Tete, per favore, no. No, ti ringrazio, no. Guardi, io non sono qui per forzarla, però ne assaggi un poco, almeno un paio di cucchiai. Deve mangiare qualcosa per riprendersi. Ah, che spreco. Sua madre mi ha detto che non le piacevano i pasti della clinica. Per questo avevo pensato di prepararle un bel consommé di pollo. Brodo di gallina veramente leggero, su. Oh, grazie, io. Avanti, figlia mia. Solo un poco. No, se tu di no, almeno falla contenta. È stato un gesto tanto carino, su. Non è vero che altrimenti ci rimani male? E sarebbe scontato. E come no, certo che ci rimane male. Che da ieri che non mangia. Certo. Beh, era anche per lei, donna Esther, visto che non mangia da vari giorni. Ma che storie sono queste? Ma che per caso voi due avete iniziato lo sciopero della fame? Io non voglio che questa casa si trasformi in un ospedale. Anche lei ha bisogno di riposare. Vada a casa e poi ritorni. Andiamo, andiamo. Io no. Io non devo rimanere incinta a casa. Voglio restare qui accanto a mia figlia, la mia Luisa Annabella. No, mamma, per favore, devi riposare almeno un po'. Guarda che mi arrabbio anch'io come tata. Va a casa. Vai e torna più tardi. Bene. Eh sì, adesso vado a casa, mi tolgo questo vestito e mi cambio. Brava. Va bene? Contente? Va bene, arrivederci. Mi sento così. Brava. A più tardi. Dopo, sì. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, a presto. A dopo, mamma. Bene, piccola, adesso dovrai finire tutto il brodo. Senti, me la fai una cortesia? Io me lo mangio tutto. Però aspetta, adesso metto il coperchio, altrimenti si fredda. Deve farmi un favore, tata. Deve telefonare a casa di Juan Miguel. Casa di Juan Miguel? Ma se risponde lui, non dirgli che sia con me. Voglio parlare un po' con mia figlia. Cerca di far venire Rita al telefono. Voglio ascoltare la sua voce, tata, ne ho bisogno. Ultimamente, con tutti questi problemi per la testa, non le sono state molto dietro. Spero che stia bene e che voglia perdonarmi. Chiamami Rita, per favore. Chiamala, tata. Thomas, stava lì, capisci, Pedrito? Con l'aria da padrone della situazione. E avresti dovuto vedere la madre davanti alla porta a impedirmi di entrare a vedere mia moglie. Di quale moglie parli? Luisana, ma mi ascolti o no? Sai benissimo che parlo di lei. Non riesco a capire come abbia fatto, ma non accorgermi subito che l'unico buono in quella famiglia è il povero Don Emilio, il padrone di casa. E che è morto? Stai certo che se era vivo ci mettevi anche lui nel mucchio? Guarda, Pedrito, quando fai così te ne suonerei davvero. La violenza è l'arma di quelli che non hanno ragione. Slogan della fine degli anni 60. Vuoi forse insinuare che io non abbia ragione? In poche parole, io me ne sto qui a rovinarmi il fegato e non ho neppure ragione.
come te, a che serve un nemico? Ok, va bene. Chiariamo le cose una volta per tutte. Tu cerchi un amico che ti ascolti e a cui vada bene tutto quello che dici. O cerchi una persona che sia sincera e che ti dica la verità. No. Io desidero un amico. Desidero che gli amici mi comprendano. Certo che capisco. Io ti capisco. Ma ricorda quello che ti dico. Attento a ciò che decidi, perché già vedo un mare di guai. Questo cos'è, un augurio o una maledizione? Nessuna delle due cose. È solo la logica evoluzione della realtà. Ad essere sinceri nella tua vita rispetto alle persone che ti sono state vicine, tu sei stato molto fortunato. Quelle poverette ti adorano, ma a te niente. A me niente. Tu ne esci sempre senza macchia. Però un bel giorno vedrai che ti succederà qualcosa di brutto. E allora inizierai a riflettere e a vedere che tu non sei il centro del mondo. Che esistono anche gli altri. E che non sempre sono disposti ad assecondare tutte le tue follie e la tua immaturità. Ah, rispondi tu. Io non voglio parlare con nessuno. Allo? È lei, Don Pedrito? Lei ha indovinato. Che cosa desidera? Sono la tata della signora Luisana. Ora si sente molto meglio e vuole parlare con Elita. Se non c'è il signor Juan Miguel. Bene, gliela passo. E Luisana? Sei tu, Elita. Amore mio, sei tu. Sono io, tua madre, bambina mia. Vita mia, mia cara, come stai? Rispondimi, tesoruccio mio. Su, che cos'hai? Elita, cara, sono la tua mamma. Ecco, qui si vede bene. Potremmo attaccarne un altro anche su quella parete. E poi dobbiamo trovare dei fiocchi senza soffitto. Così gli faremo attraversare la stanza a partire dalla maca. Ecco. Ecco, ora statemi a sentire. Ci servirà qualcuno alla porta. Esagerato. No, guarda che poi va a finire che la festa diventa un bordello e si riempie di gentaglia. No, proprio non ci tengo per niente. No, signore, stavolta la festa deve terminare bene. Io ho fatto gli inviti, capito? Staccalo dalla presa, Roger. Ho preso degli impegni. No, ma prova. Gente, capito? Bravo. Ormai ti sei fissato, eh? Su, appoggia. Bene. E chi ha invitato alla festa? Degli ambasciatori? Non precisamente. Ma quantomeno è tutta gente che non è affatto abituata all'usanza delle bottigliate come rito di commiato alla fine delle feste, capito? Ma come la fai tragica, ti preoccupi per il buttafuori? Qual è il problema? Ti porterò su per scaletta, va bene? Ok? No, vieni qua. Che cos'è? Si tratta forse di un immortale? No, sentimi bene. È uno che, se lo piazziamo lì alla porta, non fa passare nemmeno suo padre. Roger, spera. Sì, allora, guarda. Ascolta, amico, io credo che quello dovrà comunque parlare con... Ovviamente, su questo non ci piove. Senti, Pepe, verranno anche quelle ragazze dell'università? Ah, ma certamente che vengono. Sicuro. Perciò attento al tuo modo di comportarti. Ascolta, non vorrei fare brutta figura, quindi fatti venire in fretta quel che si dice il senso sociale e quello che ti manca, intesa? Oh, senza i tuoi consigli, chissà, ma c'è l'aria. Davvero. Allora, amico, come va quel bambino? Dai, puoi aspettare un po'. Va bene. Beh, io... Questo è un segreto e dovrei tenermelo. Ma qui già la considero come mia moglie. Bene, ora allora, condoglianze. Passami l'altro cavo. Bene, e visto che fare coppia con Corina alla festa, almeno il tuo problema di abbinamento è già bello risolto. Ah, sì? Ah, si vede che sei cotto nel capire, però quasi qua se passassi da un cimitero. Ah. Sei tu, Elita. E per favore, Luisana, non ricancelli. Oggi sono venuto, però non mi hanno fatto passare. Tua madre non mi ha fatto passare. E là fuori ho visto anche Thomas. C'era anche lui. Mi senti? Sì, sto ascoltando. Ecco, noi... Noi abbiamo parlato. Sembrava molto, molto felice, molto, molto sicuro. Eh sì. Mi ha detto che voi vorreste... Beh, che voi avete già deciso di sposare.
riposarti. Mi stai ascoltando? Sì. Ecco. Io vorrei sapere se è la verità. Vorrei sapere se tu sei veramente decisa a sposarti con lui. Scusa, Juan Miguel, posso dirti una cosa? Sì, sì, certo, ti sto ascoltando, dimmi. Ecco, pensavo... vedi... lo sai, io mi faccio sempre delle illusioni, purtroppo. Pensavo che quando noi avessimo avuto modo di parlare di quello che ci era successo, e soprattutto, principalmente, di quello che avevo passato io, mi avresti subito chiesto del bambino che ho perso. Mi aspettavo di te almeno una parola affettuosa, una parola amica. Non speravo certo che tu mi chiedessi come mi sento o come sto. Beh, ma io ti avrei chiesto anche questo. Io voglio sapere come stai. Non mi interrompere, per favore. Tu non mi hai chiesto proprio niente, perché l'unica cosa che ti interessa salvare è il tuo onore. Di me non ti importa. Sì che mi importa, invece. Il tuo orgoglio. Tu non cambierai mai, Juan Miguel. Io ho perduto ogni speranza. Non ti importa di me. Non ti importa neanche del figlio che abbiamo perso. E adesso ti voglio rispondere con tutta franchezza. Con tutta la mia anima. Sì. Se dovessi sposarmi nuovamente, lo farei con una sola persona al mondo. Con Thomas. Luisana. Io lo sapevo. Ho sbagliato a confessarlo al giudice. Tu ascolta bene quello che ti dico. Ti proibisco. Mi ascolti? Ti proibisco assolutamente che Lita, mia figlia, riveda Luisana. Te lo proibisco. E ti giuro che se lo fai me la paghi. Sì, sì, si è rimessa. Sta meglio, sta molto bene. E io sto bene, sì, anch'io, mi sento bene. Ah, quello già lo vedevo. Hai anche un colorito migliore. Io mi sposo. Non mi dire. Bene, e contro chi? Contro? Contro la donna più bella, più intelligente, più comprensiva di questo mondo. Una donna che ha sofferto molto per colpa di un idiota. Un cretino che non sono riuscito a stendere a forza di pugni. Che però ho battuto su un campo migliore. Il cuore della donna che aveva disprezzato e umiliato. Bene, e così, dopo questa tirata senza prendere fiato, mi puoi dire una cosa? Il nome? Sì, solo una pausa per dare aria ai polmoni e te lo pronuncio pianino, così, a poco perché a poco. Perché così? Perché nessuno lo sa e nessuno deve saperlo. Si chiama Luisana. Luisana, Luisana. Ho capito. Sicché Luisana alla fine ti ha detto sì, eh? Sì. Me lo ha fatto capire. Thomas, guarda, io non vorrei rovinarti la festa, però... non ci credo, non so... Beh, quando io ti vedrò firmare il registro civile, allora dirò... il mio amico Thomas si sta sposando. Ma per adesso continuerò a vedere Luisana come la moglie di Juan Miguel, caro mio. No, no, non ti preoccupare, apro io. Per permesso, si può entrare? Col momento. Sono venuta a casa sua, signor Juan Miguel, ma non per lei. Solamente per la piccola Elita che mi fa letteralmente impazzire. E anche se non le va, io me ne occuperò per un poco. Come stai, tesoro? Ti ho preso dei regali. Guarda,
una bambola, un pupazzo e un dolce. Tutto per la mia cara Evita, carina. Ti piace? Sì, sì, sì. Dai, dammi. Ma il dolce mangialo dopo, eh? Voglio far vedere alle mie bambole i regali che mi hai portato. Ecco la mia. Ehi, non correre, se caschi ti romperai la testa. Bene, vedo che adesso ti sei calmato un po'. Quando sei uscito dalla clinica sembravi un pazzo disperato. Come sta, Luisana? Deve stare già meglio. Deve? E perché allora non l'hai vista? No. Però dico che deve stare già meglio perché vuole sposarsi con Thomas. Con Thomas? Ehi, stai dicendo sul serio? Me ne rallegro, sai, perché almeno così, poco a poco, il panorama andrà schiarendosi. Come dire, è meglio cadere che rimanere appesi. Sì, credo di sì. Almeno tutto finirà più o meno in ordine. Ora devo soltanto pensare a riorganizzare la mia vita. Vorrei riuscire a vivere in un altro modo, però ho una tale confusione in testa. D'ora in avanti voglio vivere soltanto per me. Mi hanno dato un permesso illimitato al lavoro, sai? Così adesso potrò pensarci con calma. E poi devo chiarire una volta per tutte la mia situazione con Jenny. Che era una tua amica, se non sbaglio. Oh, ma ora che c'entra questo? Sapessi quanta angoscia mi ha dato rivederla nello stato in cui l'ho incontrata. Però d'altra parte, è cambiata tanto. Ma poverina. E poi è diventata anche una bugiarda. Io so bene perché te lo dico. Scusa tanto, ma io e te dobbiamo parlare. Mi lasci entrare, per favore, Esther. Ho bisogno di parlarti adesso. Beh, grazie. Ebbene, a che devo la visita? Sei venuta forse a controllare con i tuoi occhi tutto il male che tu ci hai fatto finora? Ma perché questo odio, Esther? Perché contro di me? Perché? E hai la faccia tosta di chiedermelo. Ma certo. Te lo domando perché. Perché io non lo so. O tu non vuoi saperlo. Non scordare che anch'io sono una madre. Eppure non si vede. Ma invece io lo sono. E tu lo sai che sono una madre. E non devi dimenticare che io sono sempre stata accanto e dalla parte di Luisana. Sì, dalla parte di tua figlia. L'ho considerata come una figlia e anche ora le voglio bene e ho sofferto per lei. Che vuoi aver sofferto tu? Ma se tu non sai cos'è il dolore, Stella, ma io dico, ti sei mai accorta di cos'era diventata la sua vita? La giovane vita perseguitata, tormentata, distrutta dalla malvagità di tuo marito. Ma non è affatto vero. Ah no, non è vero. Secondo te mento. Mento quando dico che Edmondo Bernard si è accanito contro mia figlia. Accanito? Sì, accanito. E demando contro tua figlia. Ma perché, Esther? Perché? Spiegati. Per vendicarsi di me. Per vendicarsi di te. È così ovvio. Vendicarsi di me. Su mia figlia. Volere fare a lei ciò che non ha mai potuto fare a me. Vendicarsi su Luisana era come vendicarsi di me. Di me. Per quello che in passato io avevo vissuto con Edmondo. Per una vecchia storia avuta con lui. Cosa?
Così che Jenny, dopo tutto, sarebbe anche bugiarda. Io sono convinta che non avrebbe funzionato. Sì, Jenny, la poverina, ti ha ingannato. Non è incinta. Come hai detto? Proprio così. E ti avverto che non è un pettegolezzo, nel caso lo pensassi. Sei un mio amico e sai quanto io ti stimi e ti apprezzi. E allora mi è sembrato troppo tragico e anche un po' comico che nella tua situazione tu ti sentissi colpevole per una come lei. Ma senti tu, questa sì che è buona. Certo, sì. E a chi poteva succedere se non a me? Quel malvagio, quello spietato che gioca con i sentimenti delle povere bambine. Sono stato ingannato, sì. Burlato perfino da una stupida intrigante come Jenny. Oh, accidenti, non chiamarla così, poveretta. Io sono un poveretto. Non lei, mia cara. Mi ha perseguitato, ha parlato con mio padre. E io mi sentivo come una canaglia. Pensa che ultimamente ho quasi smesso, di uscire perché chiunque incontrassi mi faceva sentire come un disgraziato. Pare proprio che io sia l'unico uomo a questo mondo che tutti vedono quando commette un errore. Invece, quando soffre, no, non lo vedo, certo. Però Jenny non la passerà liscia. Jenny dovrà ascoltarmi. Non vorrai inventarti qualche sparata delle tue... Ah, qualche sparata delle mie, vero? Stai a sentire, viene da me una e mi dice che avrà un figlio da me. E quindi mi tocca sposarla. E dopo mi dicono che ha mentito e non avrei diritto a provocare un putiferio. Come fai a sapere che Jenny non è incinta? È stata lei a dirmelo. L'ha fatto per trattenerti, per guadagnare tempo, per... Per fregarmi la vita, Vittoria, per questo l'ha fatto. E io non rimarrò così a braccia conserte. Tu non sai l'inquietudine, tu non sai l'angoscia che... Luisana ha potuto chiudermi la bocca in tribunale per questo. E tu vorresti che io lasciassi perdere che... No, no, perdonami, io non sono un santo. Io non volevo che Jenny... Beh, veramente... Vedi, Juan Miguel, in me è stato più forte il mio affetto per te che la compassione per Jenny. Per questo ho voluto dirtelo. E io te ne sono grato. Te ne sono grato e ti bacio. No, adesso no, ti prego. Quello che ti ho detto non merita di essere pagato con un bacio. Un'amica ti fa un favore, ti toglie un peso dalle spalle, o almeno ti toglie una benda dagli occhi. Però vedi, lo fa per piacere. Adesso devo andare. Ci vediamo, Juan Miguel. A presto. Ciao. E così, Jenny? Va bene. Che stupido. Cerca di non dimenticare nulla, tata, ok? No, cara, qui c'è tutto, non si preoccupi. Bene. Vorrei tanto vedere Elita. Mi manca molto, sai? Bene, e cosa pensa di fare quando riavrà la bambina? Beh, devo dire che qualche idea in mente ce l'ho già, tata. Lavorerò come una pazza, poi cambierò casa. Affitterò presto un appartamentino dove possa stare tranquilla con mia figlia. Le auguro di realizzare tutti i suoi piani. Però... E Thomas? Thomas è un uomo meraviglioso. In tutti questi giorni è stato sempre accanto a me. Chissà come ha fatto col lavoro. Vedi, lui meriterebbe di sposarsi con qualcuno che lo amasse sul serio. E tu, amalo. Beh, ecco, ancora ci devo pensare. Ma adesso è tardi, perché non guardi se arriva il medico, così almeno ce ne andiamo, eh? Sì, va bene, vado subito. Tra voi due. Una relazione sentimentale.
Lo sai. Sai che avevo proprio paura che stessi per dirmi tutto questo. Però avevo anche bisogno di sentirlo. Adesso capisco il tuo strano atteggiamento. E perché sei venuta a casa mia in quella maniera. Ci sono andata solo per mia figlia. Non per quello che c'è stato tra noi. E io? Sei sicura che ora non vi rimangano altro che ricordi? Forse tra voi c'è ancora qualcosa. Oh, no. Estella, voglio che tu sappia una cosa. Ho amato Edmondo sinceramente, con tutto il sentimento e l'amore della gioventù. Il mio primo amore, la prima illusione. Edmondo anche mi ha amato a modo suo, in un modo ossessivo, più possessivo che altro. No. No, molto più di questo, te l'assicuro. Non si conserva un tale rancore per qualcosa di passato. Te lo dico io. Questa è la sola verità. Ti ha amata come non ha mai fatto con me. No. Ma se questo suo odio è la riprova del fatto che non ti ha dimenticato. E io ho trascorso tutta la mia vita al fianco di un uomo che non mi amava. Ecco, ora tutto mi ritorna falso, meschino. Un'enorme, crudele menzogna. Non è affatto così. Perdonami se ti faccio male per ora. E credo sia tempo di dire ogni cosa così come sta. Ognuno di noi sa da dove nasce quest'odio che ci sta coinvolgendo tutti e che minaccia di distruggere ciò che abbiamo creato. Te, me, i nostri figli. Ma è come adesso mi sto pentendo per avere sempre taciuto. Rimpiango di non essermi opposta con tutte le mie forze a questo matrimonio, a che non si sposasse tuo figlio. Tanto era forte il timore di rivelare questa storia, o forse perché allora ero tutta presa e occupata con il problema di mia figlia Flor. Tutti questi lunghi anni così, con lui senza sapere cosa gli passasse per la mente, senza conoscerlo veramente. Io ho voluto bene a lui, Sana. E intanto Edmondo seguitava a voler bene a te. No, no, in nome sì, di Dio, no, a te. Sì, a te. E a me è toccato soffrire e sopportare, tollerare il suo carattere, il suo disputismo, il suo egoismo, le sue umiliazioni, perché io lo adoravo. Perché temevo che in qualunque momento quest'uomo con il quale avevo formato una famiglia, tutto il mio mondo fuggisse. Io avevo il timore di perderlo, lo capisci, vero? E un poco per paura, e molto per amore, l'ho sempre lasciato fare. Alimentavo il mio rancore e mi annullavo. Rinunciavo a vivere lasciandolo sempre più solo. Così è diventato un vero tiranno. E ha distrutto anche l'amore. È un uomo corretto, però è un tiranno, è un despota. Era per questo. Perché ha continuato ad amarti sempre, perché ti adorava. Oh no, mio Dio, per favore, no, Estella. Lui ti ama tuttora, Esther. Io sto provando una tale vergogna nel riconoscere tutto questo. E soprattutto una gran paura di perderlo. Ma niente affatto. Tu non corri nessun pericolo. E poi non c'è da temere di me. Perché tra noi è tutto finito. Edmondo non significa nulla per me, al contrario. Quello che una volta avrebbe potuto diventare il più grande amore della mia vita è diventato rabbia. Si è trasformato in odio. E lui lo sa già. E qui in questa casa gliel'ho ripetuto. Senti, ogni mia relazione con tuo marito è stata troncata. Ora per me c'è una sola realtà, una sola preoccupazione, un dolore e un rancore. Che tuo figlio ha abbandonato Luisana, ingannandola, umiliandola. È questo che mi strazia. Ti prego, per favore, sta tranquilla, tranquilla. Averti raccontato tutta la verità fa male anche a me, però è
sarà necessario dirlo. Ma che colpa puoi avere tu? Dopotutto non sei stata altro che una delle tante vittime di Edmondo Bernal. Ma più che per me, io soffro per mio figlio. E per la povera Luisana. Dica di andarmene, per favore. Per favore, no. E questa visita? Voglio... A dire la verità, credo di non sapere da dove iniziare. So che ha perduto suo figlio. Sì. Per favore, Luisana. Per favore, io la prego. Io non vengo. Io voglio dirle la verità. Io le ho mentito. Mi sentivo disperata e so di averle dato un dolore. Ho perduto il conto della gente che me ne ha dati, Jenny. Lei forse è meno colpevole degli altri. Le donne poi si assomigliano tutte. E anche noi due ci assomigliamo perché vorremmo... Vogliamo lo stesso uomo. No, non sono qui per lui, Luisana. Io sono qui per lei. Io... Ho mentito. Non aspetto nessun figlio da Juan Miguel. No, non lo aspetto. Sapevo che lei si trovava qui. E pensando a tutto quello che le era successo, ho sentito un rimorso talmente cocente. Perché mi sono comportata come una stupida. Perché lei doveva conoscere la verità. Perché... Anche se io ho inventato questa menzogna, Juan Miguel non mi ha voluto. Juan Miguel ama soltanto lei. No, non si sbaglia, Jenny. Lui non ama nessuno, tranne che se stesso. Forse è così. Però adesso credo che ciò non abbia più importanza. Io non so perdere come Vittoria o come lei. Mi perdoni. Luisana, io vorrei sapere se lei sarà capace di dimenticare. Voglio dire, se lei sarà capace di comprendermi. Non lo so, Jenny. Mi sento troppo sconvolta per poterle dare una risposta. Quello che so di sicuro è che ora, in questo momento, vorrei essere al posto suo. Al mio posto? Sì, perché preferirei aver mentito e sopportare la pena di affrontare la verità. Perdere un figlio è uno dei dispiaceri più grandi che una donna debba mai sopportare. Mi sento così colpevole. Penso che se avessi parlato in tempo. Siamo tutti colpevoli. Non dovevo pensare di fare un altro figlio con Juan Miguel, conoscendolo come lo conosco io. Stia tranquilla, Jenny. Se le servisse aiuto. No, Jenny, no. A dire la verità, io voglio dimenticare. E non vorrei rivedere le persone che mi ricorderebbero questi giorni. Questo orrore. Addio.